il... Adesso con la videocamera non riesce a inquadrarlo bene. No, no, qualcosa si vede. Si chiama Castelletto Monti Liberati. In realtà non è molto storico, è del 1913. Adesso vedremo un'immagine. Poi se ci sarà tempo, se passate da Via Rotondi, in realtà c'è un punto dove si entra. Sì, e c'è oltre la banca. Esatto. Dopo la banca. Sì. E in realtà oltre al castelletto anche la villa dei Monti è fatta con quello stile. E nel 1913 il primo proprietario è stato Giosafatte Rotondi, se mi ricordo bene, che era un capitano che non è andato in guerra, non è tornato, allora l'hanno venduto ai Monti. È uno stile un po' antiquato, nel senso che erano operazioni che si facevano nell'Ottocento, cioè si copiava lo stile del Quattrocento, non so, un po' Castello Sforzesco, un po' Filarete, e si facevano delle cose del genere. Adesso, un po' il Castello Sforzesco. Sì, in realtà c'è una cosa simile alla torretta Visconti al Parco di Monza, dove se andate a guardare ha uno stile, anche se in realtà è diverso perché ha una torre, non ha proprio una torre, recupero, magari ci sono anche dei pezzi di qualche monumento antico. Quale stile è questo della casa Ferragni? Ma in giro ce n'è parecchie, secondo me. Sì, c'è parecchie. Qualcuna c'è, perché era una moda nell'Ottocento copiare queste cose. Qui sì. Elementi architettonici. La torretta, vedete, assomiglia un po' a quella del Castello Sforzesco. Sì. Poi queste si chiamano bifore, oramai sapete cosa sono perché le avete visto, le avete viste la torretta Belvedere di Villa Maga, e qui, come possiamo vedere molto meglio, il sostegnino in mezzo, la finestra divisa in due, per questo si chiama bifora. Questo è un tipico balcone del 400. Queste sono finestrelle ad arco acuto, quindi si distinguono dal primo al secondo piano della finestra. Questo è un piano rialzato, vedete, c'è uno zoccolo qui, un po' come il Castello Sforzesco. E questa è l'entrata. Qui ci sono, queste si chiamano aperture a ogiva, queste piccoline. Ce n'è un'altra qua che non si vede nella foto. Quindi effettivamente sembra un castelletto costruito nel 400. In realtà è una specie di riproduzione, un costruire con stile vecchio, non mi viene una parola, ma cosa il concetto è qua, perché andava di moda nell'Ottocento, questo è, infatti è tardo in questo senso, che era una moda ottocentesca rifare, fare le case come erano ai tempi.